Ben ritrovati, parliamo ancora del settore primario, parliamo ancora di agricoltura, ma da un altro punto di vista. Abbiamo ascoltato quelle che sono appunto le necessità che ci arrivano da alcune aziende e da alcune imprese in particolare operanti nel territorio pugliese. Adesso ci colleghiamo con molto piacere con Carla Costantino, segretario generale della CISL di Foggia. Buongiorno e bentrovata innanzitutto. Buongiorno a voi, grazie per questo invito. Ecco, un invito non casuale perché oggi rinnovate un impegno importante. Chiederei alla regia di mostrare innanzitutto una locandina che appunto sintetizza quello che è il programma di un appuntamento che terrete proprio questa mattina a Foggia. Lavoro agricolo e migrazione, il futuro che nasce dalla terra. Quindi già nel titolo abbiamo un po' quello che è il senso di questo momento che vorrete condividere appunto nella mattinata odierna. Perché avete promosso questo incontro? Sì, allora, intanto questo incontro nasce proprio dall'esigenza di, come dire, di osservare il lavoro agricolo in Capitanata, provando ad entrare in quelle che sono poi le dinamiche, analizzando i vari elementi. Abbiamo fatto uno studio approfondito con i dati forniti dall'INPS rispetto alla quantità di giornate lavorate, alle nazionalità, a tutto lo spaccato del mondo proprio agricolo della Capitanata, sperando che questo possa essere uno strumento utile diciamo a tutti gli attori protagonisti del nostro territorio nell'ambito del comparto agricolo, che non dimentichiamolo, anzi io voglio ricordarlo in maniera molto compiuta, è la nostra vocazione primaria. Il problema è che quando parliamo di agricoltura si innesta anche molto il problema del lavoro degli immigrati, degli extracomunitari e dei comunitari. Abbiamo purtroppo nel nostro territorio delle realtà non adeguate a quello che è un modo dignitoso di vita, soprattutto riguardo a quelle ai famosi ghetti che insistono sul nostro territorio. Però la giornata di oggi, con gli autorevoli ospiti e con le presenze dei nostri dirigenti regionali e nazionali, perché questo lavoro è stato fatto in collaborazione con la FAI, che è la nostra categoria dei braccianti, l'ANOF, la CISL Puglia, abbiamo cercato proprio di entrare nel vivo di quelle che sono le problematiche, sperando, noi questo che auspichiamo è che questo settore diventi più attrattivo per le giovani generazioni. Leggevo ieri i dati Istat, la percentuale di giovani che lasciano il nostro paese è altissima e noi purtroppo perdiamo il nostro valore aggiunto, i nostri saperi, per andare poi ad arricchire il PIL di altri territori, ma io parlo soprattutto di paesi del nord Europa, non più neanche del nord Italia. Allora, perché l'agricoltura sia uno strumento che possa permettere ai ragazzi di fare progetti di vita e quindi di realizzare un reddito dignitoso, dobbiamo fare alcune modifiche. Dobbiamo innanzitutto cercare di chiudere quel cerchio della filiera. Lei diceva prima che avete ascoltato le problematiche delle aziende, è vero, le aziende sono anche in difficoltà e molto spesso però laddove a produzioni di eccellente qualità non corrisponde un giusto valore, i costi sui quali si va proprio a risparmiare molto spesso sono i costi del lavoro. Sì, assolutamente, un quadro complessivo anche alla luce dei dati che ci arrivano, ad esempio sulla qualità della vita nelle regioni del Mezzogiorno, che tengono conto anche di quei giovani, faceva riferimento ai giovani, categoria alla quale lei è molto vicina come impegno professionale, non trovano né cercano un'occupazione, i cosiddetti NEET. Quindi bisogna rinnovare proprio l'impegno in questo senso per il settore primario, ma più in generale anche per gli altri settori produttivi. Dobbiamo assolutamente creare le condizioni per far sì che i ragazzi trovino la loro realizzazione nel nostro territorio. Parlando di agricoltura, ripeto, sicuramente è quello di riuscire a chiudere il cerchio della filiera,
perché il valore aggiunto della trasformazione della commercializzazione purtroppo va in altri territori. Ecco perché accanto a produzioni di qualità non corrisponde la giusta valorizzazione. Pensiamo che la Capitanata è intanto la prima produttrice di grano dell'intero paese, quindi è una zona importante, è un territorio che ha la maggiore presenza di produzione di energia eolica. Tante sono le caratteristiche, però le dobbiamo valorizzare. Questo è il tema. E oggi proprio insieme a tutti gli attori, a tutti i protagonisti, vogliamo assolutamente riaccendere i riflettori su questo tema, dando la giusta importanza a questo nostro aspetto che è legato alla nostra storia, alle nostre tradizioni, ai nostri, diciamo, genitori. Quindi tutto affinché veramente l'agricoltura abbia il giusto riconoscimento. Certo, ed è per questo che oggi ha deciso di riunire a un tavolo durante appunto il momento a cui facevamo riferimento poc'anzi, e così muovendo la locandina, i principali protagonisti, attori, coloro che sono impegnati in prima linea appunto ad analizzare questo settore, ad analizzarne le problematiche e anche ovviamente proponendo delle soluzioni vantaggiose a favore del territorio e della categoria. Sì, abbiamo anche avviato percorsi di collaborazione con paesi che vedono la presenza dei loro connazionali in percentuali importanti. Mi riferisco oggi alla presenza dei consoli del Senegal, della Bulgaria, della Romania, con i quali abbiamo già avviato percorsi di collaborazione e quindi vogliamo continuare per creare quel ponte. Si spera anche, come dire, di progettualità condivise con alcuni di questi paesi. Poi c'è il tema, come dicevo all'inizio, dei ghetti e quindi che si intreccia con il lavoro sommerso, il caporalato, il lavoro nero e quindi è importante il ruolo che sia l'ispettorato, ma la stessa procura svolgono su questo territorio un'azione repressiva, di controllo, di ispezione, ma secondo noi importante è che gli altri attori facciano tutta una sorta, dicevo prima, di alleanza per prevenire questo fenomeno, fare quel famoso salto culturale che noi auspichiamo avvenga, perché un lavoro dignitoso, un lavoro sano, contrattualizzato nel rispetto delle regole, tutela anche la vita umana. Perché, ripeto, dicevo prima che il costo dove si cerca di risparmiare è il costo del lavoro, ma anche molto sul tema della sicurezza. Siamo veramente, diciamo, non ne possiamo più di raccontare morti sul lavoro. Lavoratori che la mattina escono e non riescono più a riabbracciare i propri cari la sera, è un impegno collettivo. Noi auspichiamo che questo nuovo governo abbia grande attenzione. Ieri leggevo le dichiarazioni del Ministro del Lavoro, è un tema a noi molto molto caro. Siamo stati in piazza il 22 perché non possiamo permettere che queste stragi continuino a far piangere intere famiglie. Ecco, quello che sottolinea è importantissimo, anche noi portiamo avanti un impegno parlando appunto di questi temi, di questi problemi, affinché si possa trovare una soluzione importante. Il 2022 del resto conosce dei numeri già importanti, purtroppo per quanto riguarda le morti sul lavoro, e ovviamente in questo caso è preferibile parlare di un numero zero assolutamente, sempre e comunque. Grazie. Anche nella provincia di Foggia abbiamo avuto 22 incidenti mortali, significa due al Certo. mese. I Certo. numeri la dicono tutta, quindi tutti insieme in una grande alleanza per migliorare questi aspetti, per dare risposte a un futuro che, come dice la nostra iniziativa, nasce dalla terra. Ringraziamo Carla Costantino della CISL di Foggia, grazie per essere stata in nostra compagnia, buon lavoro a te, a presto.